questioni che riguardano i rapporti tra culture, i rapporti tra genere, tra uomini e donne, i rapporti tra generazioni e i rapporti tra esseri umani e ambiente. Un primo aspetto è che, sebbene, come molti autori hanno sottolineato, questa nostra storia del credo, la democrazia come ideale in sé, come valore in sé, non è un patrimonio semplicemente occidentale, ma è qualcosa che si ritrova in molte culture, quindi non è un monopolio dell'Occidente. Se questo è vero, va tuttavia ricordato che le forme specifiche dei sistemi politici, statali, dei regimi politici, eccetera, hanno una storia, e questa storia secondo me richiama alcuni valori, alcune antropologie che sono specificamente occidentali. Pensate per esempio alla questione dello Stato, no? Ad esempio in America Latina c'è un fortissimo dibattito perché l'imposizione di forme statali nazionali hanno prodotto dei grossi conflitti in paesi che hanno diversi popoli, diverse popolazioni, diverse nazioni, come dicono loro, tanti parlano di stati plurinazionali. O pensate quanto tutta una serie appunto di minoranze che non si riconoscono in queste appartenenze oggi subiscano conflitti e violenze in paesi detti democratici. Ma c'è qualcosa di ancora più profondo, pensate, che su cui mi interessa soffermare, che riguarda gli aspetti antropologici che hanno guidato la fondazione delle istituzioni democratiche, così come oggi le conosciamo, che secondo me sono tutt'altro che universali. Penso all'idea di essere umano implicita nella nostra visione politica. Un libro pubblicato qualche anno fa, che ho trovato molto interessante, di Marshall Salyers, un grande antropologo che credo possa essere onorato tra i precursori anche delle tematiche della decrescita, il libro si intitolava Un grosso sbaglio, l'idea occidentale di natura umana, inizia ripercorrendo l'idea della natura umana nella storia occidentale e in particolare nella tradizione democratica, e mette in luce come alcuni dei padri fondatori, se si ferma in particolare su John Adams, uno dei fondatori della democrazia americana e anche secondo presidente degli Stati Uniti, avesse un'idea terribilmente pessimistica della natura umana, e gli era persuaso che, letteralmente, dalla caduta di Adamo oggi l'umanità in generale sia stata in balia di potenti allucinazioni, abiette inclinazioni, sordide concupiscenze e brutali appetiti. È abbastanza sintetico ma chiaro, diciamo, la sua immagine dell'essere umano. E di più, egli riteneva che tali passioni egoiste, tali impulsi corrotti, tali brani di potere sono più forti e tendono a prevalere normalmente sulla socievolezza. Proprio su questa base, a partire da questa idea antropologica, egli riteneva che la democrazia dovesse essere un regime in cui il potere democratico si formasse su una forma di bilanciamento di poteri. Quindi le due camere, i poteri, tra i poteri, e tutti dei meccanismi immaginati di bilanciamento e controllo per tenere a freno queste avidità o queste passioni negative degli esseri umani. Pensate anche a tutta la tradizione politica occidentale, da Thomas Hobbes, ma si può risalire ancora prima, che immagina che lo stato di natura sia una condizione anarchica e selvaggia, in cui appunto l'uomo è lupo per l'altro uomo, e la natura umana è fondamentalmente egoistica. E quindi non è possibile pensare alla comunità politica se non attraverso il timore reciproco. Pensate anche a tutta la tradizione del realismo politico, in cui si pensa alla politica come uno spazio segnato da alcune passioni fondamentali che orientano gli animi e gli schieramenti. Secondo Tucidide, queste passioni sono la paura, il timore, l'utile, l'interesse, l'onore e il riconoscimento. Secondo Machiavelli sono la paura, la malizia, l'ambizione, la ricerca di potere, e oggi potremmo aggiungere forse l'insicurezza, il terrore, il risentimento, la diffidenza, eccetera. Ecco, quello che a me sembra interessante è che noi conosciamo una politica, anche una politica democratica, che si nutre fondamentalmente di queste emozioni ed è in primo luogo un tentativo di dare risposta a queste emozioni. E le posizioni realistiche, secondo me, hanno un ruolo, come si dice, conservativo, perché presuppongono che gli esseri umani funzionino così e funziona un po' come una profezia autoavverante.
li pensiamo così e costruiamo delle istituzioni, dei processi politici che si basano su questa idea di essere umano. Io credo che questo tipo di rapporto tra politica e emozioni fondamentali sia una questione centrale e che riguardi molto da vicino anche questioni che abbiamo discusso nei giorni scorsi, per esempio le relazioni tra uomini e donne, se volete anche la divisione sessuale del lavoro, e ci parli di una scissione fondamentale, di una lontananza maschile da tutto l'ambito della cura, delle relazioni, delle forme di solidarietà fondamentali necessarie per la riproduzione della vita, e dall'altra appunto la posizione pubblico-privato di un lasciare fuori le donne dalle istituzioni tradizionali e politiche perché a loro è delegato il lavoro appunto di cura e di relazioni. Quindi ci sono, secondo me, questa concezione, diciamo, della politica rimanda appunto a delle posizioni classiche tra pubblico e privato, in cui tutto l'ambito della nutrizione, della riproduzione, dell'amore, delle cure non sono considerate politiche, sono considerate emozioni o virtù del privato, non accedono all'importanza dello spazio pubblico. Richiama anche altre opposizioni, l'opposizione tra sé e mondo, un'idea della politica in cui si trasforma il mondo fuori di sé, ma non si mette in discussione il rapporto tra sé e questo mondo, non c'è disponibilità a un lavoro su di sé nella trasformazione dell'esistente, e soprattutto un'opposizione tra politica e passioni esistenziali, quindi la difficoltà di portare nella politica le proprie esistenze, le proprie vite, le proprie esperienze che riguardano l'amore, le relazioni, ma anche la malattia, la vulnerabilità, la morte, la cura, eccetera, eccetera. Tutto questo secondo me corrisponde a una forte approfittazione della politica, ma anche a un'incapacità di portare nella politica i temi appunto della rigenerazione, della sostenibilità, del rispetto degli altri e anche della scelta di un'idea di ben vivere differente da quella del consumismo. Credo significhi anche un'incapacità di affrontare le grandi questioni che abbiamo di fronte perché non sappiamo affrontare le emozioni che abbiamo di fronte a noi. Credo che questo richiami anche, sarò estremamente sintetico su questo, ma è importante sottolinearlo, una paura maschile delle donne. Si potrebbe, credo che una delle condizioni che stiamo vivendo oggi è una crisi della politica che è anche la crisi, se vogliamo, di una politica maschile, di un modo maschile di affrontare la politica, ma anche la paura che secondo me è riconoscibile in molte dimensioni della nostra vita pubblica, che gli uomini hanno delle donne, del protagonismo delle donne, della presenza delle donne e, se vogliamo, della libertà o del potere delle donne. E credo che oggi ci sia un enorme bisogno di ripensare la politica a partire dalla capacità di rimettere in moto un'idea di incontro e di riconoscimento della libertà e delle soggettività e delle differenze nello spazio pubblico. Credo anche che questa difficoltà ci parli della difficoltà di fare i conti con i grandi problemi ecologici, perché non è un caso che anche qui in mezzo a noi, tutte le volte che parliamo di problematiche ecologiche, li affrontiamo dal punto di vista di alcune emozioni, che sono quelle della paura, dell'angoscia, della minaccia, e quindi di un rapporto con la natura che continua a essere un rapporto minaccioso e non della ricostruzione di un registro emotivo e relazionale differente. Dobbiamo, da questo punto di vista, secondo me, ampliare e rinnovare radicalmente il registro emotivo e affettivo della politica. Questo, per ritornare al punto da cui sono iniziato, richiama anche l'idea di essere umano, del suo rapporto con la vita attorno a sé. Nell'idea antropologica, nell'antropologia politica tradizionale, appunto, che ho richiamato, l'uomo è una bestia selvaggia che occorre regolamentare e comandare, e questo ci ricorda Salins, è espressione di una metafisica tutta occidentale. E dice Salins, non solo presuppone un'opposizione tra natura e cultura tipica del nostro folklore, ma
ma si differenzia altresì da tanti popoli che considerano le bestie fondamentalmente umane invece che gli umani fondamentalmente bestiali. Un altro antropologo, Despolà, dice: il modo in cui l'Occidente moderno rappresenta la natura è la cosa meno condivisa al mondo. In molte regioni del pianeta gli umani non umani sono visti come esseri che si sviluppano in modi incommensurabili, secondo principi distinti. L'ambiente non è visto come una sfera oggettiva e autonoma, piante, animali, fiumi e rocce, metafore e stagioni non stanno in una nicchia ontologica definita nella sua non umanità. E richiamo per esempio quello che dice Vandana Shiva quando parla di democrazia della terra, che richiama un concetto indiano, della filosofia indiana, in cui l'intero mondo è pensato come un'unica famiglia, e questa famiglia terrestre coinvolge tutte le generazioni, non solo quelle presenti ma anche quelle passate e anche quelle future, e tutte le forme viventi, umane e non umane. Penso anche come alcuni di questi temi siano oggi portati avanti nella riflessione sul buon vivere, siano stati perfino costituzionalizzati, se pensate alle costituzioni dell'Ecuador, alle costituzioni della Bolivia. Alla nostra tradizione, secondo me, manca moltissimo una riflessione su questo tipo di relazione. Allora, per arrivare verso la conclusione del mio ragionamento, io credo che noi siamo abituati a pensarci democratici, ma senza fare i conti con le nostre responsabilità nello spazio, nel tempo e le responsabilità che ci legano tra diversi, tra uomini e donne, tra generazioni diverse, tra popoli che abitano territori diversi. E questo significa che agiamo delle scelte democratiche, ma scaricando, che hanno la forma, diciamo, democratica, ma disinteressandoci dei risultati delle nostre scelte, in qualche modo scaricando i costi delle nostre scelte lontano nello spazio verso altri popoli di cui deprediamo risorse, o cui scarichiamo i nostri rifiuti, o nel tempo, perché esaurendo le risorse, trasformando il pianeta, cambiando il clima, cambiamo le condizioni di vita per chi viene dopo di noi. Allora, io credo che dobbiamo porci il tema di una democrazia che sappia avere dei tempi lunghi, che sappia avere, pensare delle relazioni vicine ma anche delle relazioni lontane, e che sappia incorporare il tema del limite, che è un limite ecologico ma anche un limite sociale, all'interno delle proprie istituzioni, delle proprie procedure, delle proprie leggi fondamentali. Il compito che attende le società democratiche è quello di inventare un benessere, un ben vivere che sia capace di giustizia, anche affermando dei limiti alla libertà di scelta di coloro che oggi devono prendere decisione, ma che in questo modo decidono anche delle libertà politiche per le generazioni a venire. Quello che voglio dire è che la democrazia deve pensare alle condizioni della propria riproducibilità, della propria rigenerazione. Non possiamo pensare alla democrazia a un regime che è attuale ma cancella la possibilità della libertà politica per il futuro. Quindi in questo senso dobbiamo introdurre il tema del limite. Per concludere, vorrei concludere con una citazione di Jean-Pierre Dupuy, che secondo me ben ci aiuta a capire il problema. Dupuy cita un detto amerindiano, che è molto noto, quello che dice: la terra ci è data in prestito dai nostri figli, che è una espressione molto bella, perché ci fa pensare appunto che abbiamo una responsabilità che ci viene da chi sta davanti a noi, non solo da chi sta dietro. Dice Dupuy che una simile percezione della terra è il frutto di una percezione diversa anche di sé, di chi siamo noi oggi come soggetti. Ora, commenta Dupuy, il detto non si limita a invertire il tempo, lo rende circolare. Siamo noi infatti che facciamo i nostri bambini, biologicamente e soprattutto moralmente. Il detto ci invita dunque a proiettarci nel futuro e a vedere il nostro presente con le esigenze di uno sguardo che saremo stati noi stessi a generare. Attraverso questo sdoppiamento, che ha la forma della coscienza, possiamo forse stabilire la reciprocità tra il presente e il futuro.
può darsi, questo mi sembra il punto fondamentale, può darsi che il futuro non abbia bisogno di noi, ma noi abbiamo bisogno del futuro, perché è ciò che dà senso a tutto quello che facciamo. Nel rapporto che abbiamo con chi viene di noi, siamo noi che stabiliamo questo rapporto, ma attraverso questo rapporto definiamo anche chi siamo noi e definiamo che cosa significa essere democratici oggi. Quindi, a mio avviso, il rapporto tra democrazia e decrescita è fondamentale, perché permette il tema della riproducibilità della democrazia, permette di pensare un futuro della nostra umanità e rende quindi l'idea di una democrazia per la vita e non una democrazia per la morte. Grazie.